Vi presentiamo oggi, amici di Ciocomo, una bella iniziativa, certo non è nuovissima, però è originale e il sindaco di Albese, che è qua con noi, buongiorno Alberto, ha avuto l'idea di mettere una parte delle realtà del paese sull'album delle figurine, questa cosa che tanti della nostra età si ricordano, i tempi quando giocavano con le figurine dei calciatori. Adesso invece cosa c'è, Alberto? Ma allora ci hanno fatto, una società privata ha fatto questa proposta al comune di sostanzialmente patrocinare e sostenere questa iniziativa che prevede la realizzazione di, che ha previsto la realizzazione eccolo di un album. Allora, sono, ecco, vediamo, non mostriamo. È ancora impaginato, ecco, cioè, esatto. Nel senso, non è ancora stato stampato perché verrà presentato ufficialmente sabato, quindi sabato mattina, esatto, la presentazione ufficiale. Ecco, queste sono le realtà albesine sportive e non, giusto? Diciamo che sono le prime che hanno accettato, nel senso che hanno accettato la squadra di pallavolo, l'Alba, la squadra di basket, la Virtus e la Filarmonica Albesina, che è la nostra banda. L'obiettivo magari per i prossimi anni potrebbe essere che anche le altre associazioni partecipino, poi chiaramente è una roba assolutamente gratuita, nel senso che se le figurine verranno vendute, beh, se no differentemente rimarranno lì. Beh, carina come idea comunque, no? per avere parte delle realtà appunto messe su questo album. Sì, c'è un po' della, come dire, degli annuari americani, ecco, l'idea era di fare una via di mezzo in modo che magari fra qualche anno uno riguardandosi dica, ah caspita, in effetti 20 anni fa giocavo pallavolo, guarda come eravamo. Quante sono in tutto le figurine? Sono 431. Per Bacco, beh, sì, insomma, è un bel numero, un bel numero, sì. Ne sono ovviamente delle squadre, hanno squadre, società. Visto ci sono anche tutte le giovanili, giusto? Ci sono tutte le giovanili, sì, ci sono. Poi abbiamo anche, no, ovviamente, i nostri 3 campioni ciclistici, un po' di storia del paese, insomma c'è un po' di tutto per dare qualche immagine del nostro paese, le cose un po' più carine. Ah, ecco, ci sono anche le immagini. Certo, sì, sì. Ecco, quindi in queste figurine c'è veramente un po', ecco, la chiesa e sicuramente chiesa parrocchiale, il nostro organo. L'organo, esatto, perfetto. Insomma, beh, c'è un po' di tutto, dai. Contento, una bella idea. Che risposta ti aspetti? Vi aspettate? Ma in realtà non ne ho idea, perché devo essere onesto, però io credo che insomma possa essere divertente vedersi sulle figurine, insomma, per cui credo che qualcuno ancora, vedo che qualcuno ancora le figurine le acquista, a prescindere da tutto, non solo i calciatori, ma ce ne sono tante altre per i bambini e per i ragazzi un po' più giovani. E poi mi aspetto che magari anche coloro che sono rappresentati, che hanno qualche anno in più, perché no, insomma, non è da tutti avere una figurina con sul proprio volto, insomma, è anche divertente. Se quindi sabato la presentazione ufficiale, mattina, perfetto, sì. Grazie e ovviamente in bocca al lupo, ciao. Grazie a voi.